Giulietto, anche tu sei uno di quelli che pensa che non sia soltanto una normale inchiesta giornalistica, cioè una inchiesta giudiziaria quella in America. Allora è possibile, chi ci sta a fare la National Security Agency che controlla tutto, compresi i telefoni della Merkel, controllerà anche i telefoni del dirigente principale della Volkswagen, che questa cosa sia un episodio della concorrenza tra imprese automobilistiche mi sembra del tutto non credibile, anche, Quindi c'è ma una non guerra in proprio, corso, secondo te? sicuramente. Io sono convinto che questa è stata una punizione politica che il governo degli Stati Uniti o qualcuno là dentro ha deciso di infliggere alla signora Merkel. Non so se è Obama, ma sicuramente qualcuno di là, per una ragione molto chiara. La signora Merkel e la Germania hanno commesso agli occhi degli Stati Uniti due gravissimi errori. Il primo è stato quello di presentare la Germania come la guida dell'Europa, la vicenda dei profughi. La Germania ha preso il comando, non ha chiesto il permesso a nessuno e ha scelto la sua linea. Perché? Perché la Germania non vuole che l'Europa vada in pezzi e quindi prende il comando, anche alla faccia della Polonia, delle Repubbliche Baltiche e di tutti quelli che vogliono andare in un'altra direzione. Uno. Due. Peggio. Gli Stati Uniti hanno attaccato la Russia nel 2013-2014 attraverso l'Ucraina. C'è stata una guerra. Questa guerra è costata 50.000 morti, secondo i dati dei servizi segreti tedeschi. Chi è che ha cominciato tutta questa operazione? Putin 3 giorni prima di parlare all'ONU ha detto: io so con certezza chi ha organizzato il golpe a Kiev. L'ha detto pubblicamente in televisione. E ha ragione. Chi ha organizzato il golpe a Kiev sono gli Stati Uniti d'America. Allora, che ha fatto di male la signora Merkel? Non dimenticate che Minsk, i negoziati di Minsk stanno avvenendo con quattro protagonisti: Putin, Merkel, Hollande e Poroshenko. Non ci sono gli Stati Uniti. Chi è che tratta oggi sull'Ucraina? Non ci sono gli Stati Uniti a trattare. Questo è il peccato più Quindi insomma, grave. tu vedi un grande complotto, sai che subito adesso si scateneranno, il complottismo Non è un di complotto, Giulietto ma Chiesa. qua non c'entra niente. Tanto per cominciare. Consentimi, io non sono un complottista, io sono un giornalista. Non esistono giornalisti che non cercano i complotti. Chi non cerca complotti è un altro mestiere, fa il passacarte. Hai capito? Quindi io non sono un complottista, io ragiono in termini politici. È chiaro di fronte a noi, in modo palese, che tra un pezzo di Europa e Stati Uniti si è aperto un vero e proprio E conflitto. l'Italia? L'Italia in mezzo cosa fa? L'Italia non c'è purtroppo, dobbiamo chiedercelo, l'Italia non c'è, abbiamo un Però Renzi è presidente. andato adesso all'ONU. Sì, ma non ha capito, ha fatto una dichiarazione, se ho letto bene ha fatto una dichiarazione dalla quale non aveva capito. Lui non vuole che si ripeta la Libia, dice non facciamo la ripetizione della Libia, ma quello che sta succedendo è esattamente la ripetizione della Libia, con Arabia Saudita, Israele, Stati Uniti, Gran Bretagna che bombardano Assad, esattamente come hanno fatto con Gheddafi, identico. Allora, improvvisamente c'è un fatto nuovo che Putin ha preso l'iniziativa e gli ha detto: voi, adesso la banalizzo un po', ma tutti possiamo leggere, gli ha detto: guardate che voi la no-fly zone sulla Siria non la fate. E ha mandato i suoi Quindi aerei. tu dici che comunque questa roba della Volkswagen è stata in qualche modo creata dall'America per creare un danno alla Germania, Sì, no, un ok? avvertimento. Un Perché avvertimento. non sarà mica Piller. l'ultimo, non sarà mica l'ultimo, non pensate mica che sia l'ultimo, è l'inizio. È l'inizio. Piller, che cosa pensi di questa tesi? Guarda, non mi piacciono molto queste teorie mega Meno male. galattiche, così. Secondo me, se è stata fatta una truffa in America, è stata scoperta, va bene che qualcuno vada a punire quelli che l'hanno Bravo. fatto. Gli vorrei fare un'obiezione. Lui non crede perché pensa che ragionare in termini politici sia andare, diciamo così, sulla Luna. Come mai il signor Steinmeier l'altro ieri ha dichiarato che la mossa di Putin ci è piaciuta molto, che la Russia manda i suoi giovani a rischiare la vita in Siria per proteggere l'Europa e ha aggiunto, parlo del ministro degli esteri del suo paese,
non di uno che sta su Marte, ha detto e domani dovremmo togliere le sanzioni alla Russia. Lei pensa davvero che questa frase non abbia nessun significato? Questa è una cosa che a Washington l'hanno sentita amplificata 50 volte. Non gli piace questa posizione. Io non sto difendendo la Germania. La Germania non è il primo della classe e per fortuna ce ne siamo accorti tutti. Ma qui è un'altra questione. C'è uno scontro politico strategico su dove va l'Europa. L'Europa non vuole andare contro la Russia, molto semplice, l'Europa non vuole, una parte importante dell'Europa, non vuole andare contro la Russia. La Germania è un partner naturale della Russia e quindi siccome gli Stati Uniti vogliono creare un conflitto tra Europa e Russia, è chiaro che questo non piace in America. Le pare che questo sia un ragionamento così, sentiamo Tobias Spiller, confuso? È chiaro come il sole, se non lo si vuol vedere sembra... perché non lo volete vedere. Siamo Tobias, sì. Lei deve sapere una cosa, che la Merkel ha dovuto forzatamente studiare il russo a scuola e Putin fino al crollo del muro di Berlino ha vissuto in Germania dell'Est. Si conoscono soprattutto nel modo di pensare e non si fidano, ma la Merkel è anche realista. Allo stesso momento ha come vicino di casa i polacchi che odiano quello che hanno fatto i russi occupando semplicemente un territorio di un altro paese come se fosse loro. Che racconta così estoni, lituani, i lettoni che stanno lì pensando domani potrebbero venire i russi anche a prendersi un pezzo di noi? Ma vogliamo scherzare? Quando lei fa un'affermazione di questo genere, se è una persona seria, deve anche portarmi qualche elemento. Dove stanno le minacce ai Baltici? Non esiste nessuna minaccia ai Baltici. Non è mai esistita. Non c'è una sola parola che lei può citare di Putin, della Russia, che minaccia i Baltici. Questa storia è un'isteria che viene montata dai Baltici e dalla Polonia per mettere l'Europa contro la Russia. Tutta questa è una grande balla internazionale che è ora di sfatare. Lei mi porti una sola frase, un solo elemento, un solo atto che dimostra che la Russia vuole invadere il Baltico. Abbiamo voluto dare un sapore diverso, anche una lettura dei fatti diversa, ecco perché volevo e ho voluto fortemente Giulietto Chiesa qui in studio per raccontare un altro punto di vista sul fatto che riguarda la Volkswagen.